Buongiorno a tutti gli amici di Controvoci che sono collegati ora con noi. Abbiamo pensato quest'anno di farvi partecipare anche da casa a questa manifestazione, quindi alla sfilata dei carri organizzata dall'associazione Portanoa con la collaborazione di alcune associazioni del territorio e il patrocinio del comune di Veglie. Cercheremo di mostrarvi quindi in diretta, in streaming, tutta la manifestazione che si concluderà in piazza Ferrari con lo spettacolo molto divertente e la premiazione del carro più bello. Quindi seguiteci, se volete partecipare direttamente non fatevi spaventare dal tempo, ma venite e divertitevi insieme a tutti i partecipanti, se no potete seguirci fino a stasera. Non abbandonateci, vi prometteremo un buon divertimento. Siete a favore della presenza di queste persone extracomunitarie? Ma sì, sì. Avete trovato delle difficoltà ad organizzare questo gruppo in maschera? No. Appartenete a qualche associazione in particolare? No. Benissimo, io vi auguro buon divertimento, in bocca al lupo. Grazie. Salve. Chi curate? Di quale ospedale lavorate? Un ospedale privato. Ospedale? Privato. Ah! Un divertimento, salutate! Buonasera, buonasera! Buonasera! Posso farvi qualche domanda? Anche due, perché no? Quale messaggio vuole rappresentare questo carro? La neve, quest'anno ha nevicato, ha fatto tanta neve, noi la rappresentiamo. Benissimo, un evento eccezionale qui da noi nel sud. Certo, certo. Avete incontrato delle difficoltà nell'organizzare questo carro? Andando in Svizzera sì, ne ho trovata tanta. Benissimo, ma l'idea di questa, di dedicare questo carro alla neve, da chi è partita? È stata un'idea dei bambini o di voi adulti? Al presidente devi chiedere. Ah, quindi gli adulti sono peggio dei bambini? Certo. Benissimo, avete riscontrato parecchia adesione? No, è stato tutto semplice e liscio come l'olio. Ma c'è stata molta adesione o no? Sì, come no. Perfetto, andiamo a vedere meglio il carro, in bocca al lupo. Crepi. Letizia,
ci spiega il carro? Allora, il tema è vivere a colori. Vivere a colori. E tutti quanti ci siamo vestiti da matite, sì? Colorate. Sì. E poi i grandi genitori sono vestiti da pittori. Quindi vi siete divertiti? Ma coloriamo il mondo. Vi siete divertiti a organizzare questo carro insieme, sì, ai vostri genitori? Sì. Sì. È una bella esperienza allora. Sì. La consigliate a tutti? Sì. Bene, allora vivere a colori! Fate un saluto a tutti quelli che ci vedono da casa. Allora, volete? Siete contenti anche sotto la pioggia? Sì! Ecco, guardiamo anche per chi c'è là sopra. Questo è il circo. Qualcuno che vuole spiegare questo carro? Allora, qualcuno mi spiega? No, io no. Voi siete di quale associazione? Bravo! Da ripetere, benissimo. Andiamo ad intervistare il carro di Topolino? Bellissimo questo carro. Vediamo di riuscire a parlare con uno degli organizzatori. Salutate, bimbi, siete in diretta streaming su Facebook. Questo è il carro delle varie favole? A cosa vi siete ispirati? Ai vari cartoni animati? Sì. E di chi è stata l'idea? Di tutti? Ma più dei bambini o dei grandi? Più i bambini? Vi state divertendo? Sì! È stato faticoso preparare tutto questo? Sì! Quanto tempo ci avete messo? Lui è un po' tutto! Di? Ah, ecco l'organizzatore! Andiamo all'organizzatore! Lei è l'organizzatore? Davvero, pure le danze! Come si anche chiama? Lei, Ecco! Siamo noi l'organizzatore! Benissimo, complimenti, come vi chiamate? Piero! Fabio! Leonardo! Tutti livelli, eh? Sì! Beh, come mai vi è venuta questa idea? Per così. Far divertire i bimbi! Per far divertire il paese, i bimbi! Benissimo, pensate di vincere? Speriamo! Avete visto qualche carro più bello del vostro? Dai, sono tutti belli, Sono tutti belli! Beh, siete abbastanza sportivi allora! Sì, sì, è importante divertirci! Avete qualche amico a casa che vi sta seguendo che volete salutare? No, sì. Ciao a tutti! Ciao a tutti! C'è Federica, sua moglie, che purtroppo non è potuta venire per problemi. Ci sta seguendo su Controvoci? Penso di sì, non lo so adesso. Se non lo sa, avvisatela che c'è la diretta, così okay. Vi vede. Vabbè. Buona serata e bocca al lupo. Questo è ACR Sant'Antonio. No, Giuria! Qui ci sono i pezzi grossi, vediamo un po', adesso li presentiamo. Ti chiami? Stefano Rizzetti. Stefano, e sei della? Della Prologo di Vende, sono il presidente della Prologo. Ok. Sara Malerba, compagnia teatrale Rosa. Virginia Carrino, centro danza La Bestia. Giuliana Perrone, progetto danza. Aspettiamo, se no a casa non sentono. Enzo Patera, sud-sud, laboratorio artistico. Bene, insomma, mi sembra una giuria di qualità, qui non si scherza, insomma, ci sono professionalità importanti e quindi penso che il risultato sarà, metterà d'accordo tutti. Avete già visto qualcosa, insomma, che vi convince di più? Sì, sì, ci sono molte idee originali, molti invece dettagli curati, è una cosa che ci fa piacere. Insomma, quindi la qualità è buona, ecco. Una buona partecipazione, direi, sì, sì. Volete aggiungere qualcosa? Non si sono fermati nonostante la pioggia, quindi c'è da ammirarli. Allora facciamo un invito a tutti i vegliesi di raggiungerci, insomma, per tenerci compagnia, ammirare questi bellissimi carri. Vi auguriamo buon lavoro.
e fate del vostro meglio. Buon lavoro! Le costruzioni sono. Ciao cugino! Bellissima questa idea delle costruzioni! I Lego! Molto originali, complimenti! Salve! Salve, salve! Tutto bene? Tutto ok, speriamo di cominciare. Ci siamo vestiti da? Da pupazzi di neve. Ah, pupazzi di neve, quindi voi fate parte del carro dei pupazzi di neve? Certo. E che ci fate fuori al carro? Facciamo il giro per vedere di cominciare. Li recuperiamo tutti. Ciao, Topolino, Alini, ciao! Salutate che siete in diretta streaming! Come ti chiami? Giulia! Giulia! Giada! Giada! Giovanni! Giovanni! Gabriele! Gabriele! Maria. E tu? Federica! Federica, la più piccolina! Ma sentite, ma se doveste costruire qualcosa, cosa voi vi piacerebbe costruire con il Lego? Una torre! Una torre pure tu! Allora, vi state divertendo? Salutate i bambini che ci stanno guardando a casa, tutti quelli che ci stanno guardando a casa. Ciao! Buonasera! Oh, buonasera! Abbiamo beccato finalmente gli organizzatori, eccoli qua! Allora, pronti? Pronti! Lui è Michele Muglia, uno degli organizzatori, insieme all'associazione Porta Noè e ad altre associazioni locali. Quali altre associazioni hanno collaborato? Allora, collaborano con noi Artigianato Salento, Agorà, e Onlus San Francesco, l'associazione Fantasia, e l'associazione culturale e musicale Città di Veglie con le Maggioretto, e anche voi di Controvoci che date questo servizio, e Veglie News, e poi un po' tutti, anche con la semplice partecipazione. L'oratorio ha fatto anche un carro, quindi parecchie associazioni vegliesi. Con quale obiettivo nasce l'organizzazione di questa sfilata? Allora, l'obiettivo è quello di divertirci e di creare unione, non solo nel giorno della sfilata, ma anche nei giorni precedenti, nel momento in cui ci si riunisce per costruire, per progettare il carro, quindi, o il gruppo mascherato. E quindi c'è fratellanza, c'è unione, c'è condivisione per un progetto. Sono questi i valori che noi vogliamo trasmettere. Molto probabilmente ci sarà anche quello di recuperare le antiche tradizioni, che è una delle vostre mission, diciamo, no? Quello sempre e comunque. Ci battiamo sempre per il recupero delle tradizioni locali. Rimanendo nell'ottica di questo recupero delle tradizioni, pensate in futuro di organizzare magari una sfilata a tema in costumi d'epoca, magari rappresentando, non so, i mestieri antichi di una volta, chiedendo la collaborazione degli artigiani locali? Cioè, si potrebbe secondo te realizzare qualcosa del genere in futuro? Allora, all'interno di degli eventi, che è il contenitore in cui ci confrontiamo con le altre associazioni, si è già parlato di questo progetto. È difficile da realizzare a Veglie, perché comunque non abbiamo una struttura dietro che ci permetta, però vediamo se con la collaborazione di tutte le associazioni si possa magari arrivare a questo progetto. Anche magari con la collaborazione degli anziani, che sono la memoria storica di questo paese, no? Potrebbero darci tanti spunti, suggerimenti per realizzare qualcosa sempre nell'ottica del recupero delle antiche tradizioni. Ma voi vi sentite adeguatamente supportati dall'amministrazione locale? Sì, per i progetti che noi presentiamo c'è il supporto. Io credo che supportino un po' tutti, voglio dire, tutti coloro che presentano dei progetti. Oddio, le problematiche non mancano mai, però cerchiamo sempre, a volte ci anche scontriamo, però va bene così, continuiamo, altrimenti non si fa nulla. L'entusiasmo, la gente come risponde? Trovi che l'entusiasmo di anno in anno stia crescendo? Sì, io non immaginavo che il carnevale coinvolgesse così tante persone. Gente comune, spontanei, si sono iscritti.
non me l'aspettavo sinceramente, quindi continueremo in questo progetto. E quindi risponde bene, risponde bene. Avete altri progetti in pentola per il futuro, prossimi eventi da realizzare? Avete già pensato a qualcosa? I nostri progetti sono quelli ormai di ogni anno, con la festa patronale di San Giovanni, se ce lo permettono faremo anche San Francesco e Santi Medici, e poi in agosto, visto l'ottima riuscita della Piazza del Gusto dell'anno scorso, abbiamo in mente di riproporla. Benissimo, io vi ringrazio a nome anche non solo di Controvoce ma dell'intera cittadinanza, perché grazie alla vostra associazione, grazie a tutte le altre associazioni che collaborano fattivamente, finalmente riusciamo a realizzare qualcosa di positivo sotto tutti gli aspetti di cui hai parlato precedentemente. Grazie. Ciao, buon divertimento. E Maggioretta! Bravissimi, bravissimi! Forza che siete in diretta streaming su Controvoce, fatemi sentire! Come ti chiami? Giovanna! Antonella! Saluta casa, Antonella! Ciao! Ciao! Allora, quanti anni? 45! Dai che è un orgoglio, Più 20, più 20! È un vanto! Valentina, mi dicono che qua in mezzo c'è un'autorità importante! No, non è vero, non è vero! Non è vero! Vabbè, lasciamola nell'anonimato! Perfettino 2017, IPIP! Ora! Faccio qualche domanda, qualcuno a caso! Allora, bella mascherina, mi dica, quale valore può apportare alla comunità avegliese questo evento, ma anche al settore economico turistico di questo paese? Diciamo l'evento che è straordinario, raccoglie tanta gente e tanti bambini, e questo è significativo perché raccoglie gioventù, sorrisi, emozioni e tanta fratellanza, cosa che attraverso adesso le nuove concezioni tecnologiche purtroppo si sono perse, e questo è un modo di poter rivivere la comunità. A livello economico non lo so, non lo sappiamo, speriamo bene, speriamo che poi che sia un piccolo volano. Per quello non lo so, che ne sa lei stando dal di fuori chiaramente, pensa che questa amministrazione intraprenderà qualche iniziativa in futuro per lanciare questo evento e farlo crescere ancora di più? Sì! Sono tutti bravi ragazzi! Buon divertimento a tutti! Ciao. Possiamo lasciarci con un balletto? Sì. Dai! Allora, 1, 2, 3, via! Pronti? Allora invitiamo tutti gli amici da casa a fare anche loro i festini, perché se questo è il risultato, il buon umore e l'allegria è garantita. Peccato che non riuscite a vedere le gambe pelose di questa bellissima donna. Di questa bellissima donna dai capelli rosa. Buon proseguimento e buon divertimento! Buonasera, buonasera! Siamo noi di Controvoci, come siete belle, complimenti! Voi siete due piratesse? Corsare! Corsare, appartenete a questo carro? Sì. Come mai l'idea di questo carro? Così. Mi piace il mondo dei pirati. Si chiama spedizione. Andiamo a vedere da vicino il vostro carro. Buon divertimento, in bocca al lupo. Appartenete a qualche associazione? No. Quindi siete un gruppo di amici? Sì. Come mai l'idea di un carro ispirato ai pirati? Niente, così, giusto per divertimento, il tema che abbiamo preso così per caso. Ho visto che c'è un altro carro di pirati, o sbaglio? Sì, non lo sapevamo. Cosa ne pensate della concorrenza? Diciamo noi. In bocca al lupo allora. Allora ci fate sto ballo del Capitan Uncino? Come si balla? Con la mano, sono il tuo capitano. Guarda, vediamo chi c'è qui.
Siete un gruppo di amici? Sì, siamo amici. E avete avuto un'idea stupenda. Ti piace? Sì, come vi chiamate? Smart Maya. Ma il nome? Lorenzo. Lorenzo. Marta. Marta. Francesca. Siamo in cinque. Ma uscite sempre così la sera? Sempre. Ma allora qua troppi in macchina. Siamo in cinque, non si vede, ma siamo in cinque. E il pungiglione? Questo serve per pungere tutte le ragazze. Ah, e quindi devono stare attenti. Sì. Ho capito, ho capito. Va bene, allora buon divertimento. Grazie. Ciao. Salutate ragazze! Qua abbiamo tanti bellissimi topolini! A chi è venuta l'idea di questo carro? A tutti! Tutti innamorati di topolino? E tu come ti chiami? Tu sei la topina più piccola? Diciamo! Ce ne sono altri più piccoli, sì. Dove sono? Sto facendo la nanna! Ah, la nanna! Appartenete a qualche associazione? No! Quindi siete un gruppo di amici che si è riunito? L'associazione del divertimento! Lancia il formaggio, chi lo vuole assaggiare? Ah, è gratis? Sì, è gratis! In bocca al lupo! C'è il formaggio davanti! Ah, ecco qua davanti abbiamo anche il formaggio! Il pezzo di groviera! Pecorino Vegliese Doc! Doc! Ah, è pecorino Vegliese Doc! Pecorino Vegliese Doc! Questo topolone si vuole mangiare questo pecorino! Doc! Però se avete ben visto, quando lo surge non ria Lucasu dice capuzza. Va bene? E chi è quel povero sventurato che si sta assorbendo la puzza di Lucasu là dentro? Andiamo a vedere. Scusi, ma il formaggio le piace, mi chiedevano? Sì, è bellissimo, eh? È buona, sì. Fresco? Non sa so, c'è niente. Come si chiama lei? Luigi. Luigi, quest'apa è sua? Sì. È il suo strumento di lavoro? Sì, ha tutti di loro. Conti che si parte! Si parte! Bocca al lupo! Delle prime qui ad esibirti nel gruppo delle maggiorette, che ricordi hai di quell'epoca? Bellissimi, sono dei ricordi bellissimi, indelebili, che poi rimangono, no? Diventa una passione, quella è stata e lo è ancora. Ti danno soddisfazione queste ragazze? Sì, abbiamo rifatto il gruppo 10 anni fa e poi si sono fatte grandi, l'abbiamo rifatto per 5-6 volte, sono sempre ragazze nuove, però è sempre un'emozione bella, nuova ed è sempre bello stare con loro, insomma. Ti ringrazio, buon divertimento. Ciao.
Allora stanno passando le majorette che aprono la sfilata, ripeto, una sfilata di 15 carri più i gruppi dei privati. Quindi c'è stata molta partecipazione nonostante il tempo. Famiglie, mamma, papà, bimbi, qui c'è una bella biondona. Guardate che bella donna! Che bella biondona direttamente dalla Svezia. Stop! Madonna dei Greci! Salutate! Siamo i Vatussi qui dalla lontana Africa! Bollirà in pentola? Ah, non lo voglio sapere. Ciao, abbiamo anche l'ordine religioso. Arriva la pantera rosa. Salutate! Ciao! Un saluto a tutti l'ordine. Vi voglio bene, perché amo il mio paese. Ciao, un po' di sole dalla Hawaii in questa giornata grigia. Come mai vi siete ispirati alla Cina? Siamo ispirati alla Cina, sì. Ci sentiamo cinesi. Ciao ragazzi, salutate. Valentina, come ti senti? Ci hanno ridotte uno straccio? Sì, mi ero preparata di tutto punto, però ormai siamo entrate nell'atmosfera del carnevale, l'importante è divertirci, spero che questo divertimento arrivi anche a voi a casa. Colori!
Anche noi. Basta nel teatro. Parla di per sé la manifestazione. Thank you.
forza, vai! Non li abbiamo visti tutti, comunque sono tutti carini, dai, quest'anno. Nessuna preferenza? Non me li ricordo i nomi, quello di Topolino era carino. Il carro di Topolino? Sì. Benissimo, qui abbiamo Giovanni Petito, uno dei nostri artigiani di Veglie, un falegname eccezionale. Giovanni, tu sei tra gli organizzatori di questa manifestazione? Sì, come associazione stiamo collaborando Porta Nuova, associazione artigiana Salento, collaboriamo per fare questa manifestazione già. Sarai soddisfatto? Certamente, un po' il tempo ci ha un po' delusi, ci ha un po' fatto cambiare anche il tragitto, purtroppo anche molta gente si sono fermati in altri punti, tipo per esempio a Calvario c'era un macello di gente, però purtroppo per motivi del tempo abbiamo dovuto cambiare il tragitto. Questo ci ha un po' penalizzati, però no, è andato tutto bene. Grazie. Grazie a voi. Si stanno già esibendo due formazioni che aprono ufficialmente il corteo dei carri allegorici del Carnevale Vegliese, ovvero la banda dell'associazione musicale Antonio Reino, città di Veglie, diretta dal maestro professor Cosimo Costa. Facciamo un grande applauso alla banda. E insieme a loro le majorette dirette da Liliana Posi. Un applauso anche per le majorette. Secondo la scaletta, però è importante dirlo ai fini della votazione, quindi la giuria deve sapere che questo è il carro numero 14. Circondati di gioia. Grazie ragazzi, ancora un forte applauso per voi. Ed ecco che ci raggiunge il carro dei dottori Clown. Sì, ricordiamo che loro sono anche un gruppo mascherato che concorrono con il numero 6, mentre come carro concorrono con il numero 12. Ricordiamo che il loro, insomma, è un carro allegorico per il polo pediatrico del Salento. Bravissimi, bravi anche per la scelta di questo tema e di questo intento benefico. Gruppo mascherato numero 6, carro numero 12.
grazie ragazzi. Salutiamo il carro di dottori Clown. E poi chi abbiamo? Alice in the Wonderland, carro numero 15. Ecco che arriva il carro di Alice nel paese delle meraviglie, Alice in Wonderland. Ecco lui, l'ha pronunciato meglio. Grande applauso, l'applauso di Piazza Ferrari. Ricordiamolo alla giuria, questo è il carro numero 15. Grazie ragazzi e complimenti anche a voi per questo carro magnifico. L'applauso di Piazza Ferrari per Alice nel paese delle meraviglie, Alice in Wonderland. Per mandare il messaggio della fratellanza. Consiglia di scarma. Chiediamo al pubblico. Seguiamo a tempo gli amici del mondo di Lego, forza! Tutti quanti! Non mi sento! Chi non batte le mani non arriva domani! Chi no? Questo
ancora non li sente, mi sa che devo fare una visita. Grazie ragazzi. Allora abbiamo terminato la sfilata dei carri e anche con tutti i mascherati. Sabrina Piccinno, eccola qui, un applauso per lei. Buonasera Sabrina, come stai? Noi ci conosciamo già da un po' di tempo, abbiamo avuto modo di lavorare insieme, sì. Sì, allora Sabrina, tu questa sera ci farai ascoltare qualcosa, puoi darci un anticipo, puoi lanciare semplicemente la base, no? Sì, io vorrei che fosse una sorpresa. Ok, va benissimo. Allora lasciamo che la musica annunci questa, diciamo, questa sorpresa che vuoi fare al pubblico di Veglie. Signore e signori, Sabrina Piccinno! Mascherati, maschere junior e carri e quant'altro, salutiamo e ringraziamo gli amici di Salento Informa e Controvoci che rendono fruibile anche su internet e sui mezzi di comunicazione l'evento Carnevale degli Esuli. Ringraziamo per il lavoro di diffusione di questa bellissima serata insieme e diamo subito la linea alla regia perché arriva lo spettacolo comico di Alto e Basso. Sigla! Così, ma buonasera a tutti, l'applauso di Piazza Ferrari, vogliamo sentirlo? Oh, grandi, così mi piacete. Benvenuti a questo che in realtà è un piccolo momento comico. Vi proporremo il meglio del peggio del nostro repertorio. Partiamo subito. Noi siamo Alto e Basso, un duo di imitatori e cabarettisti. Ci colleghiamo con lo studio di Rai 1 a Saxa Rubra in Roma per una nuova entusiasmante puntata di Uno Mattina. Sigla! Buongiorno, l'avvocato Luca Giurato. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuovissima puntata di Uno Mattina. Oggi abbiamo un grandissimo ospite che ci viene a trovare
ma prima di presentarlo leggiamo brevemente la rassegna stanza di questa mattina. Il resto del casino che mi dona, si innamorano su Facebook, ma poi scoprono di essere già marito e moglie. Bravi, bravi ripampagioni, di volte in corso. E di notte ricordiamo il Corriere della Pera che titola: vigili del fuoco spengono una camera ardente e utilizzano le pompe funebri. Bravi vigili del fuoco, davvero. Adesso però, carissimi amici, è arrivato l'ospite. Eccolo qui, uno piacere, grande piacere ospite, di avere ospite qui da Cellino San Marco, Albano Carisi. Felicità! Aspetta, aspetta, dice, buonasera meglio, come va? Tutto ok, tutto ok, felicità, dai, un bicchiere di vino fatto a Cellino, la felicità, e te guardi allo specchio e te sputi in sannuecchio, la felicità, è vero, pure a me mi succede. Ciao Luca! Benvenuto carissimo Albano, grazie di essere venuto. Ma insomma Albano, da quanto visti che non ci siamo tempo, ma dove sei in tempo tutto questo stato? Sangue di quella terra, ma c'è benditto, avete capito? Io lo sai, ripeti! Ma io ce provo, ma davvero non te garantisco sul risultato, ce provo. Da quanto visti non ci siamo tempo, dove sei tempo tutto questo stato? Non ne faccio. È sempre la solita storia, sai, io ubbio e qui sto sembriaca. Sangue di quella terra. Ma io ormai volevo chiederti poche parole, cosa ci bello ti racconti della tua vita. Noi sappiamo che in quel Cellino San Marco c'è sempre tantissime attività, scorreggiami se sbaglio. E per fortuna che non sbagli, sennò qua ce ne dovevamo scappare. Che ti devo raccontare, Luca mio, la solita vita. La solita vita! Che voce che vengo, eh? Ah, saccio che sono bravo, se non mica stia qua sopra. Se no io stavo là e voi stavate qua, no, l'ho messa. Allora l'altro giorno non c'avevo niente da fare. E mi ho alzato alle 4:30. Questa è lezione di italiano per i bambini. Così tardi diceva. Sì, con calma. È un'ultima forza della natura. Adesso per il momento di ascoltare la tua bellissima voce, sappiamo che ci hai preparato una canzone. Quale canzone ci fai ascoltare? Dai. Sì, allora per l'occasione non ve ne canto una, non ve ne canto due, ve ne canto tre. A detti ora. Sì, guarda, sì, vai. Sì. Sono tre nuovi singoli che stanno dentro un album che esce la settimana che passa. Praticamente funziona così, la settimana passa e l'album messe, capito? Allora l'album si intitola Sangue di quella terra 2017, che sono tutte canzoni nuove, un album nuovo, tutti inediti, e dentro ci sono questi tre nuovi singoli che si intitolano Ci sarà, felicità e nel sole, sempre qui. Bene, va bene, allora Albano Carrici ti ha ascoltato tre bellissime canzoni, davvero Albano, grazie, perché adesso insomma dobbiamo andare avanti, ascoltiamo le canzoni perché c'è rotto già i pappagioni, vai, vai maestro, via, via, vai. Vai, vai, vai. Sempre
del vano, andare lontano la felicità. E tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità. E restare vicini come bambini la felicità, felicità. Felicità, quel cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende, Dio volete la felicità. E abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità. La mia strada preferita è questa, felicità. E un bicchiere di vino fatta cima la felicità. E se guardi allo specchio che spingi a me più la felicità. Poi, compagno, compagno,
Bene, prima di pensare l'ottimo per oggi, elenco rapidamente il palinsesto per domani. Alle 8.30 iniziamo con il diario di Moretto Costanzo, ospiti Mariale Vippi. Alle 14.30 uomini e donne di Mariale Vippi. Alle 21 c'è posta per te di Mariale Vippi. Alle 24 un nuovo puntato del Moretto Costanzo, ospiti Maria De Vippi. Bene, ma questo è il formatone, non famo la roba sotto, Dopo questa informazione dell'inizio possiamo a presentare noi, grandissimo cantante che viene dal Salento. Signore e signore, abbiamo con noi Giuliano San Giorgi. Buonasera belle, ciao Salento, Negramaro, 2017, Salento, Lusule, Lumare, Luglientu, Maurizio, usami, straziami, strappami l'anima, fai di me, che vuoi? Bene, anche Giuliano, da appena 20 secondi con noi, anche lui come Albano, già c'è Rottoli, Pampagioni. Grazie, grazie. Bene Giuliano, insomma parliamo un attimo di voi, mi sento questo nome un po' originale, meraviglioso, ma qual è la storia di questa formazione Negramaro? Come mai l'avete chiamato Negramaro? Sì, ti racconto come mai ci chiamiamo così. No, è vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Un tratto, qualcuno alle mie spalle. Pure. La volevo fare finita, Maurizio. Perché non l'ha fatto? Perché c'era qualcuno alle mie spalle che mi ha salvato, e lo sai chi era? No, chi è con quel fatto di parte sua, Ma te lo dico, chi è, no? Chi era, no? Era Albano, era. Sangue di quella terra, quando dici che una cosa è vera. Stavo camminando sopra il ponte della Cellina Copertino. L'ho visto uno che si voleva buttare di sopra a basso, no? Mi ho avvicinato 4455 che ci chiama da Forcellino e gli ho detto con un filo di voce, con un cito così. Detto. Giuliano! Che ne ropicca per la paura e cade di sopra a basso a solo, no? Che fai? Ti butti, non lo fare, sei bravo! Sai cantare, sai ballare, sei pure, come si dice in inglese quando è bello che ne piace alle femmine? Senti zitto! Sei zitto? Senti zitto! Ah, mo ho capito, sexy single! Io l'ho detto, no! Vabbè, insomma, senti bello, non tieni manco la zita, gli adatti io, Giuliano, no? Fai una cosa, lascia tutto e vieni con me a Cellino! Calepino, bello bicchiere di Negramaro e ti passano tutti i guai cadieri! Ed è andata così, Maurizio, sono andato a Cellino con Albano, ho bevuto un bicchiere di Negramaro, due bicchieri, tre, cinque, dieci, ma giù attaccato la damigiana. E da allora cammino così, vedi questo proprio, il passo della rockstar salentina Ambriaca Stozze. E sono nati Negramaro 2017, grazie Salento! Bravo Giuliano, adesso una sera di vigili addominali. 8, 9 e 10, basta. Adesso è il momento di ascoltare la tua bellissima voce. Diana, quale canzone ti vuoi far ascoltare? Sì, anche io vi faccio ascoltare il nuovo singolo tratto dal nuovo album che anticipa l'inizio del nuovo tour. Si intitola Meraviglioso, sempre la stessa. Vai, Matto, devo dire. Grazie San Siro! Grazie Stadio Olimpico! Grazie Via del Mare di Lecce! Vai tutti con la mano così, vai come me, come se fossimo tutti ubriachi a stozze! Ah! È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando la trascura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da Albano, mi porto via dicendomi così. Vai, vai.
moglie, meraviglioso. Ma come non si accorgi le mani di quanto sono io meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. L'abbraccio di un amico, il vino di Cellino, meraviglioso. Grazie a te! Meraviglioso! Grazie Salento! Meraviglioso! Siete un pubblico! Meraviglioso! Possiamo sfidare. Grazie. Adesso però, prima di conoscere i vincitori di questa edizione del Carnevale Lugliese, siamo qui riuniti nel giorno della domenica, che è un giorno sacro almeno per chi crede, quindi chi meglio del prossimo ospite per augurarci una buona domenica, un buon carnevale, una buona vita, se non lui. Arriva qui in piazza Ferrari a Veglie Sua Santità Papa Francesco! Che quando questo sole tornerà e io verrò insieme a te, amore, amore, corre contro me e la notte non verrà mai più. Sangue di quello di rei. Vedete fratelli, la vita è un percorso lungo, un percorso all'interno del quale possiamo incontrare di tutto, possiamo incontrare bambini, anziani, uomini e donne, amici, Maria De Filippo. Non dobbiamo perdere la speranza. I miracoli sono ancora possibili ed io posso dire di aver fatto il mio primo miracolo proprio qualche giorno fa. Ho guardato un uomo e gli ho detto: tu domani camminerai. Ed infatti il giorno dopo gli hanno rubato la macchina, no? Vedete, fratelli e sorelle, dobbiamo contemplare questa terra, il Salento, perché ha donato innumerevoli santità all'intera umanità. Per questo vogliamo ricordare alcuni santi che hanno avuto i natali in questa bellissima fascia della terra. E prima ci ricordiamo San Ginocchiato. Un pensiero anche al santo della tavola, San Briacato. Poi il nostro pensiero va ai giovani, che ogni mattina, ogni giorno si affidano a San Cannato. Poi a voi donne del Salento, che ogni mattina aprite la finestra e ve affidate a San Facciata. Mannaggia, mannaggia di tasca. A tutti quelli che quando si arrabbiano pensano subito a San Cazzato. Poi ti fa male la pancia. E quando ti fa male la pancia te ne vai di là. Rimani da solo. E lì
che ti affidi tra le braccia del Santo Arrato. Infine, non per ultimo, fratelli e sorelle, vogliamo ricordare il santo dei muratori. Quanti ce ne sono muratori tra di voi che ogni giorno, quando vanno a preparare il cemento al momento è liquido, poi ritornano il giorno dopo e si accorgono che il cemento è santo stato. Fratelli e sorelle, sono cantati. Ringrazio ognuno di voi per essere a corsi e qua numerosi. La benedizione di Dio Onnipotente descenda su di voi e con voi rimanga sempre. In nome del Padre e del Figlio e del Spirito Santo. Arrivederci e buona domenica. Buon appetito. E viva il carnevale, e viva le maschere, e viva il mio Gioletto Giorgio Martina, che non trova il microfono. E il nostro papa è Marco Mancino. Devo dire che oggi mi sono sentito meno inadeguato, visto che comunque siete tutti travestiti da qualcosa. Una volta tanto, non sei in imbarazzo a travestirti. Esatto, bravo Giorgio. Allora, vogliamo farci un applauso perché ve lo meritate. Siete in tanti e state sfidando il freddo, l'umidità. E a noi fa enorme piacere, ci riempie il cuore, davvero. Però noi adesso siamo arrivati, diciamo, nella fase conclusiva di questa serata, perché è giusto focalizzarci su quello che è l'evento principale, il Carnevale Vegliese 2017, perché adesso, tra pochissimo, conosceremo i vincitori, il carro vincitore, conosceremo anche il gruppo mascherato vincitore, e io a tal proposito vorrei, come dire, condividere con Giorgio questo momento. Allora, sì, esatto, noi invitiamo sin da ora il presidente dell'associazione Cultura e Tradizione Porta Noa, che è l'associazione organizzatrice del Carnevale Vegliese, quindi anche di questa meravigliosa sfilata di carri allegorici, ovvero Michele Muglia. Eccolo qui Michele, che si raggiunge. L'applauso per Michele. Ciao Michele, insomma, una premiazione vestita papa non l'avremmo mai detto, siamo in un contesto adeguato. Facciamoci più avanti, così siamo anche in favore di luce. Allora Giorgio, sì, innanzitutto, se Michele vuole così rivolgere a ciascuno di noi un pensiero su questa giornata, un ringraziamento, perché so che c'è tanto lavoro, tanto impegno dietro, quindi ti lasciamo anche solo per un istante il microfono se vuoi rivolgere un messaggio a tutti i partecipanti. Allora, grazie a tutti coloro che hanno partecipato, innanzitutto perché ci hanno messo il cuore nel fare i vestiti, nel fare i carri, e solo grazie a loro che si è potuta fare questa sfilata, altrimenti non la tutta soli noi possiamo organizzare, ma è Veglie che poi quando partecipa così è fantastico, e quindi escono bene tutte le cose. Ci terrei invece di dilungarmi io, di far parlare un bambino. Sì. Vieni. Posso dire in effetti che è stato forte il senso di comunità che abbiamo avvertito noi dal palco, da parte vostra, che appunto avete dimostrato di essere una grande squadra, quindi applauso a Veglie perché siete stati grandi. Grazie. E nel circondario non è facile trovare una situazione del genere. Allora intanto andiamo a reperire qualcuno. Ormai la giuria ha votato e quindi possiamo far leggere le lettere di questo progetto meraviglioso che ha visto coinvolte sia il primo e se non erro anche il secondo polo in qualche modo per l'ospedale pediatrico, e loro hanno sposato, loro sono il primo polo
hanno sposato questo progetto e ci tengo a far leggere, sono poche righe, quindi è importante anche questo nei momenti di gioia. Rubatemi, vi rubo soltanto un momento per ringraziare la giuria che si è resa disponibile a questo gioco e di ringraziare i vigili urbani, i carabinieri, le protezioni civili di Veglie, tutti gli amici che stanno là dietro le quinte, l'associazione artigianato Salento, Agorà, Fantasia, la banda di Veglie, tutti. Grazie a Veglie. E non per ultimo l'amministrazione comunale, che senza di loro sarebbe impossibile. E lascio il microfono a loro. Buonasera a tutti, io cercherò di essere sintetica visto l'orario e la stanchezza. L'Unione fa l'opera, come fa l'opera direte voi? Tutto il più la forza. L'Unione fa l'opera è lo slogan che si identifica nel logo rosa e celeste di Solo per Loro, una rete di molteplici associazioni e organizzazioni del territorio che ha lo scopo di realizzare il primo polo pediatrico del Salento. Triacorda è un'associazione nata nel 2012 che ha dato vita a questa rete. Il termine triacorda significa, deriva dal latino e vuol dire tre cuori, ed identifica bambini, genitori e istituzioni. In quest'anno scolastico il nostro polo ha partecipato al progetto Solo per Loro al fine di sensibilizzare la società civile alla realizzazione del primo polo pediatrico del territorio. Tutta la comunità scolastica di Veglie si è fatta sentire a gran voce, cooperando nella realizzazione di più di 10.000 nastrini che sono stati indossati nelle giornate del 10 e 11 dicembre. Tutti noi abbiamo condiviso un obiettivo e lo abbiamo raggiunto, sensibilizzare. Un ringraziamento in particolare va alla nostra dirigente dottoressa Daniela Savoia, la quale con forza e sensibilità è riuscita a influenzare i piccoli ma anche i grandi nell'attenzione a tematiche così delicate, con l'unico scopo di far crescere la terra e il nostro talento. Come dice lei, insieme è meglio e insieme si può. Un ulteriore ringraziamento a tutti coloro che tra mille impegni e difficoltà hanno contribuito nel loro piccolo alla realizzazione di questo carro allegorico. In ogni modo per noi lavorare insieme ha significato vincere insieme. Tutti noi abbiamo avuto un unico obiettivo, un'eventuale vincita, se ci dovesse essere, sarà interamente devoluta alla realizzazione dell'ospedale pediatrico di Lecce. Grazie. Abbiamo un nasino rosso. Per far ridere a più non posso, coi capelli colorati e tutti i camici disegnati, dalle manine di noi bambini, con i gesti birichini, vogliamo far capire a chi è presente e non crede più a niente, che un sorriso cura ogni male, per ogni bambino che soffre in ospedale. Abbiamo pensato con gioia e allegria di lasciare un segno all'oncologico di Petrarca. Questo è il pensiero di questo carro allegorico, dottori Brown. Allora, grazie di cuore ragazzi per la grande emozione che ci avete regalato quest'oggi. Per farli contenti, non loro, ma i bambini che hanno necessità. Adesso ci siamo consultati un attimo, lui, sì. Comunque ci siamo consultati un attimo e daremo anche noi un piccolo contributo. Vi rendo loro. Le nostre casse non sono piene, ma un piccolo contributo lo daremo anche noi. E viva l'associazione Porta Nuova! Grazie. E viva, viva, viva. Allora, grazie Michele. Noi proseguiamo perché è il momento di presentare la giuria, vero Giorgio? Esatto. Invitiamo qui sul palco coloro che si sono occupati di decretare i vincitori del Carnevale Vegliese. Cominciamo con il presidente di giuria, Stefano Rizzello, presidente della Provoco di Veglie. L'applauso della giuria per il presidente Stefano Rizzello. Proseguiamo con
Giuliana Perrone dell'ASD Progetto Danza. Benvenuta Giuliana. Enza Patera, presidente dell'associazione Sud Sud. Benvenuta Enza, anche un applauso per lei. Salve. Ed ancora Virginia Carrino del Centro Danza Arabesque. Benvenuta Virginia. Ciao. E Sara Malerba dell'associazione Compagnia Teatrale Rosa. Sara, te sarà benvenuta. Bene, facciamo un passo avanti così stai in luce. Esatto. Bene, i nostri giudici, i nostri giurati si sono riuniti per decretare i vincitori delle varie categorie e possiamo procedere quindi a proclamare i vincitori. Partiamo con la categoria maschera junior, ovvero la maschera, sì. Certo, certo, mi chiedo scusa per non averlo fatto prima, ma ovviamente invitiamo il sindaco, il dottor Claudio Paladini, se è presente a raggiungerci sul palco. C'è il sindaco? C'è il sindaco. Arriva, no, è anche parte integrante di un carro, forse. Sì, ci dicono che abbia anche sfilato un attimo. Qualora non dovesse esserci il sindaco, invitiamo comunque. Ecco, il sindaco arriva. Era tra le pantere rosa. Fate spazio, quindi fate spazio per il nostro primo cittadino. Buonasera, sindaco. E allora, visto che si è lasciato coinvolgere dalla magia dell'euforia del carnevale, va bene, tutta la cittadinanza la vuole vedere in abito completo, ecco, sì. È giusto così, perfetto, grazie sindaco, meravigliosa la sua simpatia, la sua voglia di lasciarsi coinvolgere. E ti chiediamo, ci diamo del tutto, ti chiediamo un pensiero su questa giornata, su questa meravigliosa serata del Carnevale Vegliese. Allora, pensiero ce ne deve essere. Funziona? Mi devo avvicinare. Pensiero ce ne deve essere ben pochi. Hanno parlato i bambini e questo è il grande dono che questo paese sta dando oggi. Le voci di un bambino e dei bambini che stanno dando coraggio a degli altri bambini. Che volete di più di questo carnevale? Questo è il carnevale. Un applauso a ciò che è il futuro del mio paese. Noi siamo vecchi, tiriamo un passo indietro. Questo è il secondo anno che facciamo questo straordinario carnevale. Speriamo di averne tanti e tanti altri. Auguri ai bambini, auguri ai papà, auguri alle mamme, auguri a tutti. E auguri a coloro che hanno dato lustro a oggi a questo carnevale. Grazie ai partecipanti e grazie alla giuria. Mi pende la coda, me la devo tenere da qualche modo. Grazie sindaco, ovviamente devo non andare. Vincere, ragazzi, e se vinco non sono stato raccomandato. Sicuramente non vinco, però. No, non ditemi così, Resta con noi sindaco perché. Lì c'è l'altro sindaco. Tu di sicuro hai già vinto, questo è un riconoscimento che l'associazione Portanovati vuole conferire per la sensibilità dimostrata ancora una volta nei confronti di questa bellissima iniziativa del Carnevale Vegliese. Di premio il presidente Michele Muglia, accompagnato dal vostro applauso. Grazie sindaco. Grazie al tuo gruppo. Io tolgo il microfono a chi e questo appartiene a Veglia, non appartiene a me. Grazie a tutto e grazie a Veglia. Bene, il microfono appartiene anche a Veglia. Ha scherzo, perfetto, resta in nostra compagnia, sindaco. Vieni, sindaco, lo vogliamo qui, vieni qua. Sì, vieni con noi. Allora, procediamo con la premiazione allora della migliore maschera junior, quindi nella categoria dei più piccoli. A consegnare il premio sarà il presidente di giuria Stefano Rizzello. Il premio consiste in una coppa più gadget da ritirare presso Non Solo Edicola in via Vittorio Veneto a Belle. Inutile che fate, tanto io non so chi ha vinto, mi arriva la busta un attimo. Ecco che arriva la busta. Allora, vai Marco, dillo tu. La maschera numero 3. Ricordiamo il nome?
non c'è il nome, ma sappiamo che il vincitore è la Baby Maschera numero 3. Ragazzi, qui il Junior di così non si può, è incredibile. Piccolo anche il suo, entrambi, dai, allora il nome della ok, Tommaso. Bravo Tommaso, il premio più veloce del mondo, che è appena nato, ha già vinto, meraviglioso, una grande carriera per lui. Allora, beh, insomma, l'avete vestito da Pulcino è qualcosa di fantastico. Io l'avevo anche notato giù quando insomma c'era il momento della sfilata. Che dire, un'emozione particolare immagino in questo momento, un premio quasi inaspettato, vero? Sicuramente, anche io sono emozionata. Ok, giustamente è emozionata anche la mamma, invece il papà? Contento per lui, insomma. Come ricordiamo i vostri nomi, nomi della mamma e del papà. Aspetta, Gianmarco. Partiamo da qua. Gianmarco e Crizia, meravigliosi anche voi. E allora, auguri e congratulazioni non solo per la mascherina, ma in generale per questo meraviglioso bimbo, per Tommaso. Eccolo qui, una autentica mascotte del carnevale vegliese, piccolissimo, ma già vincitore. Auguri a voi. Proseguiamo, grazie ragazzi per averci raggiunto qui sul palco. Si prosegue, Giorgio. Proseguiamo con la maschera più bella, quindi premiamo chi fra i giovani, anche gli adulti, ha indossato la maschera singola più bella. A consegnare il premio sarà il presidente del consiglio comunale, Luca Cacciatore. Luca, c'è il presidente del consiglio comunale? Eccolo che arriva. Arriva. Un applauso per Luca. Ecco il presidente del consiglio comunale di Veglie. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Buon carnevale anche a lei. Allora, chi sarà il fortunato vincitore? Aspettiamo la busta, aspettiamo l'indicazione del vincitore. Lo proclami tu, vai. La maschera più bella è la maschera Pupazzo di Neve. Questo percorso siete tanto pinguini, ma insomma giusto, siete pupazzi di neve. Hanno vinto questa edizione della maschera più bella all'interno del carnevale vegliese 2017. La consegna da parte del presidente del consiglio comunale. Aspetta, andiamo a favore anche di camera. Fate un passo avanti così siete tutti belli illuminati. Aspettiamo che si vedono. Va bene, noi ci rendiamo, ok? Amica sul palco, amica sul palco. Non ci usiamo, no? No, tantissimo. La maschera del pupazzo di neve si aggiudica il premio come miglior maschera.
maschera del carnevale vegliese. Ringraziamo anche il Presidente del Consiglio Comunale che se vuole può restare in mezzo in nostra compagnia qui sul palco di Piazza Ferrari. Ricordiamo che si aggiudicano una coppa più un premio in denaro pari a 50 euro. Bene. Grazie, grazie ragazzi. Cada uno non lo so, se no a questo punto c'è il jackpot. No, guardate tutti. Bravi, 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 bravi. E proseguiamo. Proseguiamo ed entriamo nella categoria dei gruppi mascherati. I gruppi mascherati. Andremo a premiare il secondo classificato, quindi il secondo miglior gruppo mascherato. A consegnare il premio sarà il presidente dell'Associazione Artigianato Salento, Giovanni Petito, che è fra l'altro soggetto che ha coorganizzato la sfilata insieme ad altre associazioni. Signor Ferino, buonasera, benvenuto e grazie anche a lei proprio per il contributo a questa meravigliosa iniziativa. Quindi il secondo classificato del gruppo mascherato si aggiudica ovviamente l'immancabile coppa più un premio in denaro pari a 100 euro. Ok. Chi sarà il secondo classificato fra i gruppi mascherati? Il gruppo numero 2. E mo chi mi ferma più è caso di dire. Abbiamo un altro sindaco. Abbiamo un altro sindaco. Fra colleghi, saluti e abbraccio fra colleghi. Ben trovati. Bravi ragazzi, il gruppo degli Stop che ha fatto questa bellissima anche provocazione sui tanti Stop in città, ma che ha meritato il secondo premio fra i gruppi mascherati. Complimenti. Applauso! Applauso anche per loro, voto di rito. Bravissimi ragazzi, grazie anche a voi per questa colorata esibizione, per questo colorato contributo che avete portato alla sfilata dei gruppi mascherati. Bene, bene, bene. Siamo al primi classificati. Primo classificato come gruppo mascherato, sì. Il primo classificato come gruppo mascherato consegna il premio il vice sindaco e assessore alla cultura Giusi Nicolaci. Giusi, dove sei? Dentro che arriva il vice sindaco e assessore alla cultura. Dov'è? Arriva Giusi, ricordiamo una coppa ed un premio in denaro di 200 euro. Complimenti al vice sindaco per quest'abito bellissimo, questo costume, vedi? Tutti dal primo cittadino all'ultimo, tutti in maschera proprio, lo ricordiamo. È bello. Quindi il verdetto proprio a ribadire il senso di comunità. Allora, consegna, abbiamo detto Giusi Nicolaci, vice sindaco e assessore alla cultura. Giorgio proclama il vincitore. Vince per la categoria gruppi mascherati il gruppo numero 6. Complimenti al dottor
tutti, grandi e piccini, per questo coloratissimo gruppo, ma soprattutto per questo progetto di sensibilizzazione e di solidarietà finalizzato a sostenere la costruzione di questo primo polo pediatrico dell'ospedale appunto di Noce del Salento. Congratulazioni, congratulazioni ragazzi, questo è l'applauso, l'abbraccio di Piazza Ferrari. Vediamo che oltre a questa bellissima coppa i vincitori, quindi nel gruppo dei dottori clown, ricevono un premio in denaro del valore di 200 euro a cui si aggiunge anche un ulteriore. Un ulteriore contributo economico da parte dell'associazione Porta Noa, quindi veramente, veramente grazie a voi per questo progetto, grazie all'associazione Porta Noa che mi sostiene non solo col premio ma con un ulteriore contributo. Dottori Clown riguadagnano la piazza, siamo pronti per premiare il terzo classificato della categoria carro allegorico, quindi siamo sul gradino più basso del podio. A consegnare il premio sarà il consigliere comunale e capogruppo di maggioranza Marco Miccoli. Lo invitiamo eccolo, si raggiunge. Eccolo che arriva, anche lui del gruppo delle Pantere Rosa. Buonasera, buonasera, buonasera. Ecco il premio quindi ad aggiudicarsi questa coppa di un premio in denaro pari a 100 euro, il terzo classificato della categoria carro allegorico. Quale sarà, Marco? Lo leggiamo, vai. Leggiamo insieme. Aspettiamo che scendano tutti. Bene, il carro classificatosi al terzo posto in questa edizione del Carnevale Vegliese è il numero 15. Eccoli qua i ragazzi del carro, buonissimi ragazzi, ben trovati. Felice del paese delle meraviglie, se non ricordo male, giusto? Tutti i personaggi di questa bellissima fiata premiati dal consigliere comunale e capogruppo di maggioranza Marco Miccoli, che ringraziamo. Bravi ragazzi, terzo posto per voi e il vostro carro. Complimenti. Foto di Vito, fatto tutto, avete sorriso, perfetto. Grazie ragazzi, grazie, buon carnevale ancora. Il secondo posto, chi se lo aggiudica? Chi si aggiudicherà il secondo premio come carro allegorico? Non lo sapremo prima di aver invitato chi consegnerà il premio, ovvero il presidente dell'associazione Porta Noa, Michele Muglia. Dov'è Michele? Ecco, caro Michele, chi si aggiunge il secondo premio, quindi una coppa ancora più bella ovviamente e un premio in denaro del valore di 200 euro è il numero, lo facciamo dire proprio al presidente Michele, è il numero
lo posso dire al presidente di giuria, è il numero, non se lo ricorda, non se lo ricordare, il numero è 13. Veramente, sono centinaia di mattoncini. Eta, sepeta, ausa, paride. Ovviamente un premio in denaro di 300 euro. Claudio Platini, eccolo qui, il nostro sindaco. Allora, è arrivato il momento tanto atteso. Andiamo a scoprire il carro vincitore di questa edizione 2017 del Carnevale Belliese. Siamo pronti, lo facciamo proclamare al sindaco, io direi. Sui palchi, io no. Allora il numero è composto in due cifre, tu dici, e già questo escludiamo qualcuno, vero? Dovrebbe essere 08, 09, esatto, no, 05, no. Allora, senza portarla alla lunga, complimenti ai ragazzi, che è un carro stupendo ed è il carro numero 10. Del Carnevale Belliese, complimenti, viva i colori, eccoli qua i protagonisti assoluti di quest'anno, che hanno portato a casa la coppa più importante e il premio di 300 euro. La consegna ovviamente del sindaco alla rappresentante di questo carro allegorico. Facciamo ancora un grande applauso ai vincitori di questa edizione del Carnevale Belliese 2017. Vivere a colori, matite colorate, tavolozze, pennelli, ma soprattutto fratellanza, ottimismo, amore per la vita. Grazie per questo messaggio, grazie di cuore ragazzi, e con questa immagine bellissima noi ci congediamo, ringraziando ancora l'associazione Porta Noa, il presidente Michele Muglia, per averci voluti qui, per aver realizzato questa fantastica serata insieme. Ringraziamo
anche il service di Cosimo, eventi e spettacoli che ci ha coadiuvato da un punto di vista tecnico. Grazie ragazzi, grazie a tutti, grazie alla giuria, grazie a tutti i componenti dell'associazione, a tutti i carri allegorici, a tutti i gruppi mascherati, a tutte le maschere, a tutti voi amici di Veglie. Ma c'è un pensiero, un ultimo pensiero. Senza programma, volevo ringraziare tutti i componenti del carro. Abbiamo lavorato tanto, con tanto amore, abbiamo collaborato e forse è questo che ci ha fatto portare a questa vittoria. Grazie a Veglie, grazie al sindaco e agli organizzatori. Ho emozioni straordinarie! Grazie! È sicuramente il messaggio condiviso da parte di tutti i gruppi e tutti i carri realizzati quest'oggi. Grazie a voi tutti, grazie a Veglie, da alto e basso, alias Giorgio Martina e Marco Mancino. È tutto da Piazza Ferrari. Buona serata e buonanotte a tutti voi. A presto. Buon carnevale 2017.